Ben ritrovati, ci troviamo nella sede della pugilistica cariatese e siamo in compagnia del maestro Fausto Sero, che è anche delegato regionale per la Calabria della Federazione Pugilistica Italiana. Siamo qui in compagnia anche di una giovanissima, Rosanna Cersosimo, campionessa italiana medaglia d'argento, che ha conquistato per il box femminile categoria elite recentemente a Pompei. Ecco, qui c'è stato un campionato nazionale proprio qualche giorno fa, dal 2 al 5 novembre se non sbaglio, e Rosanna ha conquistato questa medaglia d'argento, che veramente fa onore sia al maestro Fausto Sera e alla sua palestra, e sia a tutta la Calabria. Ecco, io voglio cominciare dal mister. So che alleni con tanta passione da tanto tempo tantissimi giovani, non solo di Cariati ma anche di altri paesi, fanno riferimento, è un punto di riferimento questa palestra per tutto il territorio. Addirittura Rosanna non è di Cariati ma è di Villapiana, quindi viene a Cariati con tanti sacrifici ad allenarsi. Ecco mister, un nuovo meritato successo per la pugilistica cariatese. Sì, siamo molto contenti perché ci siamo allenati in maniera proprio mirata, pensando a questo obiettivo, e abbiamo veramente fatto tanti sacrifici, forse più di me li ha fatte la pugile, la Rosanna, che è dovuta venire da Villapiana qui, e per venire e tornare ci vogliono 5-6 ore complessivamente con i due di allenamento. Si è impegnata molto e alla fine i frutti di chi lavora forse si sono visti. Lì ha fatto un campionato veramente a squadra, ma la sua parte è stata veramente importante. E noi siamo stati sorteggiati con il Piemonte, e con il Veneto, e poi alla fine abbiamo combattuto con il Lazio. Il primo combattimento che ha fatto con il Piemonte è stato un combattimento super, dove lei voleva vincere. Lei aveva questa caratteristica: sul ring sale esclusivamente per vincere, e per far questo si deve preparare molto e dare molto durante il combattimento. So che tutti gli allievi del maestro Fausto Sero vanno lì per vincere, anche in precedenza. Ecco, è stato così. Noi diamo questa... Nel pugilato purtroppo c'è una regola: chi fa secondo perde. Quindi siccome il combattimento è a due, il primo vince, il secondo ha perso. E qui era squadra, quindi abbiamo fatto un torneo e nell'ambito del torneo siamo arrivati secondi. Sì, hai detto una verità, Cariati Web, che ringrazio, ci ha già ripreso anche in altre occasioni, anche fortunate, con Gentile, che è diventato campione d'Italia dei super massimi. Angelo Gentile. Adesso lo salutiamo, è in Svizzera, che combatte con la nazionalità svizzera. Scusa se ti interrompo, a questo proposito, ecco, voglio dire che Angelo è un grandissimo campione di pugilato. In passato, mi pare nel 2013, ha vinto il campionato italiano dei super massimi, e purtroppo con la sua famiglia, come tante famiglie di Cariati, è dovuto emigrare in Svizzera per motivi di lavoro. Ecco, questo ci rammarica da una parte, e siamo contenti per lui perché anche lì so che sta seguendo la sua passione, che è proprio la box. Abbiamo avuto anche dei ragazzi interessanti, per esempio Crescente, che è stato subito vice campione d'Italia già a 14 anni, ha vinto il torneo a Mura a Napoli ed è stato premiato come miglior pugile del torneo, oltre ad aver vinto il suo combattimento. Ha rivinto quest'anno ad aprile a Cascia la medaglia d'oro del torneo Mura. Insomma, noi abbiamo avuto una squadretta che a livello regionale... C'è stato Dino Nigro pure, un grande campione. Dino Nigro è stato bravissimo, ha combattuto anche lui nel torneo nazionale e si trova a Bologna per l'università. E ricordiamo anche Alfonso Lettieri, un altro campione. Alfonso Lettieri ha combattuto anche lui nei tornei nazionali, è un pugile molto bravo. Quando lui voleva fare un match veramente importante, era nelle condizioni di poterlo fare, e lo ha fatto in maniera importante. Bene, hai detto una cosa che voglio sottolineare. Sì. Purtroppo
la nostra piaga si ripercuote e si fa vedere anche nello sport, e anche il pugilato non poteva essere diverso. Noi arriviamo ad avere dei ragazzi bravi a 19-20 anni e poi purtroppo per mancanza di lavoro sono costretti ad emigrare, e quindi questo nel momento della maturità e della stabilizzazione della qualità del pugile siamo costretti a doverne fare a meno, a perderli. Ma stiamo cominciando, noi non disperiamo, certo. Adesso quel ciclo lo riteniamo purtroppo concluso, stiamo cominciando un ciclo nuovo di ragazzi di 12 con nuove leve. Bene, io a Rosanna voglio chiedere, tu nell'immediato hai dedicato questa vittoria, questa medaglia d'argento al tuo mister. Esatto. Sì, ho dedicato questa medaglia d'argento al mio maestro perché, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, mi ha allenata. Poi comunque lui crede molto in me. So che sei molto determinata, ti abbiamo vista un pochino all'opera con gli allenamenti, insomma, sembra dolce dolce, ma in realtà è molto decisa, un bel carattere che riesce a togliere fuori poi sul ring. Ecco, io ti voglio chiedere un'altra cosa, come mai hai scelto la box femminile? È un po', diciamo, una prerogativa dei maschietti, almeno fino a qualche tempo fa, anche se ho letto da qualche parte che adesso appunto la box femminile sta prendendo più piede rispetto al passato. Sì, esatto, sta prendendo più piega rispetto al passato, comunque è uno sport che mi appassiona, io riesco ad esprimermi meglio attraverso il pugilato. Per me salire sul ring è un mix di emozioni inspiegabile, è magia, è tutto. Infatti tu hai affermato che è uno sport meraviglioso e ha anche qualcosa di magico. Che cosa ha di magico la box? Inspiegabile, perché sono delle emozioni che non si possono spiegare. Bene, mister, quindi dalla tua palestra sono usciti questi giovani. So che l'11 di questo mese di novembre sarai a Cosenza, sempre con un gruppo di giovani, con la tua palestra, per partecipare alle selezioni regionali valide poi per il campionato nazionale, è così? Sì, abbiamo la selezione regionale dove fanno tutte le regioni, anche noi, e abbiamo scelto Cosenza, che è una zona mediana per la Calabria, per creare meno disagi a quante parteciperanno. E ci sono già campioni che hanno passato il turno per mancanza d'avversari, ci sono altri che invece si devono cimentare fra di loro, e stiamo costruendo una bella squadra da poter portare ai campionati nazionali e fare in modo che la Calabria possa essere conosciuta anche per cose positive. La Calabria è Cariati anche, perché è veramente una realtà, ecco, forse unica in tutta la zona. So che nella fascia ionica ce ne sono pochissime di realtà come la tua, insomma, di palestre del genere. Purtroppo sì, io sono stato chiamato a cercare di rilanciare, di ricostruire il pugilato calabrese, e fin da subito mi sono dato da fare con addetti al cronometraggio, con commissari di riunione che non avevamo, dovevamo prestarcelo dalla Campania, dalla Puglia, e soprattutto con 45, ho fatto un corso di 45 aspiranti tecnici di cui ero docente insieme ad altri tutti 4, calabresi, tutti calabresi, di cui anche altri 4 docenti calabresi amici miei, e noi l'abbiamo fatto a livello gratuito. Quindi andavamo a Cosenza ogni sabato, tutta a spese nostre, per abbassare l'iscrizione di chi partecipava. Infatti in Italia si pagano 500 euro, da noi con 180 euro e 2 libri che abbiamo dato perché potessero studiare abbiamo fatto. Questo cosa significa? Questo significa, voluto significare che abbiamo voluto dare dei tecnici che poi si organizzano nei vari territori e possono far nascere delle palestre. Era questo il mio obiettivo, stanno già nascendo delle palestre
cercando di portare ad un numero adeguato per poter competere con le regioni limitrofe, perché altrimenti con la Campania, per esempio, la Puglia diventerebbe proibitiva. Bene, quindi è un lavoro che anche tu, come delegato regionale della Federazione Italiana Pugilato, ecco, stai portando avanti. Anche questo fa onore a Cariati, fa onore alla Calabria, ecco la Calabria che vogliamo che vada anche esportata fuori. Ecco, a Rosanna un'ultima domanda: cosa ti senti di dire alle ragazze che come te vorrebbero accostarsi a questo sport e forse hanno anche un pochino di timore, ecco, di dubbi, forse li hai avuti anche tu, no? Innanzitutto consiglio il pugilato, perché comunque è uno sport, fa bene alla salute, poi comunque stare insieme serve per socializzare. Lo consiglio alle ragazze in primis per autodifesa, poi comunque se vogliono continuare come ho fatto io per combattere. C'è la passione magari che spingerà poi chi vuole a continuare. Certo. Come hai fatto tu. Bene, grazie. Noi con le immagini di un piccolo allenamento, ecco, che del maestro Fausto Sero e di Rosanna Cersosimo, noi salutiamo i nostri videoascoltatori e diamo appuntamento alla prossima.